Ma età Battle Royale di Battlefield 5 fa schifo, è proprio il cancro di Battlefield 5, veramente. Una età proprio che non c'entra nulla con il gioco fatta solo per accontentare gli utenti che ormai sono tutti fissati con questi Battle Royale di merda proprio. Proprio un gioco che non merita per niente la bravura, ma soltanto il culo. E lo dice uno che ci ha passato un notevole numero di ore su Battlefield 5, le fonte farò vedere il mio profilo. Infatti, ho un rato di 2,24 modestamente col tempo di ore di 155, quindi. Però ora voglio sentire l'opinione di un mio carissimo amico, anche lui ha passato un notevole numero di ore su Battlefield 5. Black, a te la parola, che ne pensi di questa metà Battle Royale? Sì, allora intanto ti ringrazio, ti ho detto per avermi passato la parola perché io devo ammettere che sono un vero esperto di Battle Royale, ci ho passato tante ore su svariati Battle Royale e questo qui è uno dei miei preferiti perché è abbastanza bilanciato e confronta gli altri, perché puoi vincere con la tua bravura e soprattutto grazie a sfruttando l'ambiente, no? Scavando le buche per terra e poi ti ci fa infilare dentro. Ma scusa, e te che ne pensi del fatto della rarità delle armi, no? Che è un meccanismo uguale a Fortnite, proprio copia e incolla? In generale tutte No, no, Battle Royale. non è uguale a Fortnite perché su Fortnite le armi quando le raccogli svolazzano, vedi come se fosse un cartone animato, invece lì sono realistiche le armi e quindi è tutta un'altra cosa. Su questa metà Battle Royale di Battlefield 5, tu hai la possibilità di trovare i carri nemici. Se te hai un caro nemico, però tu non hai avuto la fortuna, perché è fortuna, qui si tratta, che se non hai avuto la fortuna di trovare bazooka, di conseguenza non puoi suggerire il carro, come cazzo fai? Muori, e qui non dipende da bravura o abilità, perché insomma se non trovi bazooka fa poco, quindi te che ne pensi? No, 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 in realtà tu puoi fare molte cose quando trovi il carro armato, tipo puoi scappare e se non ce la fai è palesemente colpa tua, perché tu avresti dovuto trovare un carro a tua volta. Se non l'hai trovato, sei te il coglione. Ora che abbiamo Semplicemente. sentito l'opinione di un nostro esperto, passiamo ai contenuti del video e farò vedere alcuni spezzoni, alcuni sketch, si chiamano sketch? Non lo so, verità. Vabbè, comunque farò vedere Non lo alcuni. so, non lo so. Vabbè, farò vedere alcuni spezzoni, chiamiamoli così, tanto poi arriverà la scista, i commenti, gli insulti, pezzi di merda, qua c'è un cazzo di Battle Royale, qua c'è un cazzo di Ma giochi. quelli sono dementi, te, ho capito, eh. Battle Royale, so, il futuro dei videogiochi, dovete capire, ragazzi, che non c'è niente di meglio di Battle Royale. Niente di meglio attualmente di Battle Royale. Quindi vabbè, allora passiamo al contenuto del video e farò vedere alcuni spezzoni che dimostreranno perché i Battle Royale comunque non sono competitivi. Comunque, se siete arrivati a questo punto del video, complimenti. Comunque, se pensavate veramente che avrei messo comunque spezzoni di video, vi sbagliate perché, sinceramente, uno, non c'ho voglia, due, tanto questi video non guarderà nessuno a parte io, la mia donna e mia amica e mio fratello, giusto per pena. E quindi diciamo non ci vogliamo perdere più di tanto tempo, sinceramente. E sti cazzi, ora farò vedere uno screen senza senso per 2 minuti per aumentare il tempo del video e farlo sembrare un video recensione vero. Thank you.